Salve ragazzi, benvenuti al canale. Oggi raga, di nuovo qui su Farming Simulator 19 nella splendida mappa Welker Farm. Allora ragazzi, siamo lasciati lo scorso episodio praticamente con l'acquisto dei bei cavalletti e in realtà anche qualche piccola missione. Avevamo terminato la missione, quella là sul campo 3 ad erba, e avevamo iniziato la missione qui sul campo 1. Adesso io off camera vi avevo detto che avrei fatto qualcosa. Purtroppo non ho avuto il tempo perché ho lavorato molto questa settimana al di fuori di YouTube. Quindi ripartiamo da dove ci siamo lasciati lo scorso episodio. Oggi sicuramente dobbiamo dare da mangiare agli animali, quindi vediamo un attimino come fare. Mi sono organizzato per cercare di sistemare tutto per benino. Ma prima di raccontarvelo nel dettaglio, vi ricordo come sempre che in descrizione potete trovare tutti i miei link utili. Ho preso ovviamente il link per preordinare Farming Simulator 22, il link per l'acquisto del Season Pass. Mi raccomando di lasciare tanti tanti bei like per queste ultimissime... Questa dovrebbe essere la penultima puntata, se non mi sbaglio. Dicevamo, io qui sono ripartito nuovamente con la situazione qua, al mandare avanti la missione sul campo 1, perché purtroppo, come detto, non ho potuto, insomma, mandare avanti la lavorazione. Ma in compenso, però, poco prima di iniziare la puntata, ho mandato un pochettino avanti il tempo, giusto da far crescere i semi di soia e l'erba, perché in questo episodio dobbiamo andare a sfamare gli animali. E voi vi chiederete, Simu, ma che c'entrano i semi di soia con lo sfamare gli animali? Niente, fatto sta che però nel mandare avanti il tempo mi sono accorto che ci sono ben due campi che ci servono ad avena, proprio per poter sfamare anche i cavalli. E che già con la scusa potremmo andare ad acquistare per poi ovviamente rivendere, perché costa 707.000 euro, noi ne abbiamo solamente 239.000, quindi dovremmo farci un prestito. Allora, ho fatto 500.000 euro di prestito, dovrebbero bastare tutti quanti se non mi sbaglio. Sì, 739, ok, lo compriamo. Ok, abbiamo adesso il campo 14, non lo vado ad analizzare, non vado a farci nulla raga, se non che vado solamente come dire, a trebbiarmelo. Me lo vado a trebbiare e buonanotte, così almeno siamo tranquilli per darlo appunto agli animali. Questo è quello che andremo a fare oggi, probabilmente stiamo un po' sul tranquillo. Ci prendiamo una bella trebbiolina a noleggio, adesso prenderò quella più grossa di tutti probabilmente, vediamo quale possiamo prendere. Beh, ovviamente immagino che la più grande di tutti sia la Ideal. Allora, iniziamo a dispiegare il tutto e direi che partiamo dal campo 14, così iniziamo a sfamare gli animali. Poi andiamo a partire con la trebbiatura della soia. Oggi ci occupiamo di soia e di avena. Allora, perfettamente, eccoci arrivati al campo 14. Partiamo a questo punto con la trebbiatura. Non mi interessa far paglia, se me la fa. Ecco, esatto, maciniamo tutto, perché tanto paglia ne abbiamo a sufficienza per fare quello che vogliamo, insomma. Partiamo con la trebbiatura, gli metto l'operaio, quello lì classico, che va più che bene. Benissimo, siamo partiti con la trebbiatura dell'avena. Penso che ci dovremmo aiutare con un raccoglimento probabilmente. E direi che ci prendiamo magari un po' di articoli da fienagione. Li prenderei tutti a noleggio però sinceramente, perché tanto... Sì, no, in realtà li possiamo anche comprare però... Ok raga, allora ho preso un po' di attrezzatura. Attrezzatura proprio di base, se devo essere sincero, perché costa. L'attrezzatura da fienagione costa. E poi comunque abbiamo un campo abbastanza piccolino, quindi il campo 21 è abbastanza piccolo, non abbiamo bisogno di così grosse attrezzature. Allora, mandiamolo intanto verso campo 21, poi vediamo il da farsi. Intanto lo mandiamo verso lì, poi vediamo. Direi che possiamo fare una bella cosa, va raga. Tanto, devo dire, il... qui vabbè, c'è un po' di frumento che magari scarichiamo, però devo dire che il camion, tutto sommato, ha più o meno la stessa capacità del... del come si chiama, del raccoglimento. Quindi io direi che questo qua lo vado a portare all'avena. Ok, lo mando però prima a scaricare nuovamente al CS Grain, così intanto mi porta avanti la lavorazione. Qui oramai siamo pieni appunto, immaginavo, così già con la scusa magari possiamo venire a scaricare l'avena ai cavalli, insomma. Ok raga, dai, siamo partiti anche qua con come si dice, con la falciatura dell'erba su sto bel campo. Non dovremmo metterci troppo in realtà. Credo che entro poco dovremmo riuscire a terminare. Mi sembra che questo trattorino ce la faccia anche abbastanza bene. Sì, potevo a questo punto invertirle, perché tanto il voltafieno non possiamo passarlo momentaneamente, ma non fa niente. Ok, qua siamo a posto, raga. Possiamo riportare questo qui in farm, perché ha terminato lo scarico. Quindi andiamo verso la farm molto rapidamente e andiamo a scaricarci al campo 14 il nostro... la nostra bella avena. Perfetto raga, ed eccoci arrivati. Bene, scarichiamo allora a questo punto la nostra bella avena.
Perfetto, allora questo primo carico l'abbiamo fatto. Adesso voglio vedere un attimino se andando verso il recinto dei cavalli riusciamo a scaricare direttamente dal camion. Beh, penso di sì, anche perché lo scarico ce l'ha, quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Devo capire dove dovrebbe essere questo. La mangiatoia, sì, che me la fa scaricare. Vai di avena. Ok, e scarichiamo anche qua, perfetto. Allora, 17.183. Ancora ne servirà, secondo me, ancora un pieno, dai, ancora un pieno di trebbia e dovremmo già essere a posto, anche perché siamo al 42% circa, quindi. Nel frattempo, ovviamente, il camion me lo lascio qua, così quando poi mi servirà lo vado a sistemare nuovamente. Qua ancora ci vorrà tempo, ovviamente. Qui è già un po' che sarà fermo, sicuro, non me ne ero neanche accorto. Allora, facciamo che li vado a mettere separati, va raga, perché sennò qua non ce la facciamo veramente più. Allora, anche se sono al contrario, ma chi se ne frega, direi. Allora, facciamo abbassa accendi e mettiamo l'operaio, ovviamente. Sarà un po'... andrà un po' così, ma alla fine dei conti chi se... No, vabbè, anche se al contrario, alla fine va bene. Cioè, non è proprio fantastico vederlo così, però va bene, dai. Perfetto, dai, sono già contento di essere arrivato comunque a questo punto, perché le trebbiature stanno andando veramente bene, la falciatura sta andando molto bene, quindi devo dire, anche perché ragazzi, se purtroppo andiamo a vedere nello specifico, diciamo che questa serie qua è una serie che andrebbe fatta con molto più tempo alle spalle, cioè voglio dire... Non è che si può fare una, diciamo, una serie così grossa, così impegnativa in così poche puntate. Ve l'ho voluta portare giusto per innanzitutto arrivare giusti a Farming Simulator 22. Ma poi anche perché come mappa semplicemente mi piaceva e volevo un pochettino portarvi qualcosa di diverso, come già vi avevo detto. Che questa sia l'ultima o la penultima puntata oramai non ha neanche più troppo senso. Cioè di dire finale di stagione o non finale di stagione, la chiudiamo qui raga e basta. Quindi credo che, in realtà questo credo sia l'ultimo episodio di Farming Simulator 19 sulla mappa Welker. Anzi, credo che sia proprio l'ultimo episodio a questo punto, perché poi vabbè domani ci sarà la live, ma a questo punto credo che questo diventerà l'ultimo episodio. Quindi, beh, devo dire è stato comunque un'avventura... lunga tutto sommato, parecchio impegnativa, perché sono usciti tanti DLC, tante cose, tra cui la mappa alpina, cioè abbiamo visto tante anteprime molto carine. Sono molto soddisfatto veramente sia del canale per quanto riguarda Farming Simulator che per anche altri giochini che ho portato. Diciamo che per quanto riguarda invece Farming, sicuramente, come già vi avevo preannunciato tante volte, aspetto solo l'uscita di Farming Simulator 22 per portarvi il primo gameplay. Vediamo come sarà, vediamo. Farming 19 mi ha stupito parecchio quando uscì, quindi presumo che il 22 sarà anche meglio probabilmente. Anzi, ne sono più che sicuro. E direi che raga, a questo punto non ha neanche più tanto senso troppo proseguire. Adesso vediamo un attimino la trebbiatura della soia, se riusciamo a fare un pezzettino di soia giusto per vedere le texture della soia. Ma direi raga che per quest'ultimo episodio qui su Farming Simulator 19 sarò più che soddisfatto. Alla fin dei conti non c'è più tanto da fare, insomma, quello che dovevamo vedere su questo farming l'abbiamo largamente visto. Sono contento proprio di questo, che abbiamo visto parecchie situazioni all'interno, dalle mappe collinari alle mappe montuose, alle mappe totalmente pianeggianti, mappe italiane, mappe americane, mappe piccole, grosse, insomma le abbiamo viste tutte, attrezzature anche ovviamente. Beh, devo essere sincero che non mi immaginavo che in quest'ultimo episodio mi sarei andato a incastrare, eh? Non me lo sarei mai immaginato. Oh, grazie, perfetto. Bene, non mi ricordo cosa stavo dicendo raga, ma comunque va bene, il concetto è che di cose ne abbiamo viste parecchio. Questo vabbè, adesso lo lasciamo qua, tanto oramai non ci serve più. Detto ciò raga, sono andato a vedere più o meno il tutto. Purtroppo non abbiamo visto tutti gli animali, tutte le cose in questa mappa, ma chissà se magari in un Farming Simulator 22 la Welker Farm uscirà. Se dovesse essere raga, ovviamente
vi andrò a portare una season 2 magari un po' più completa, vedremo magari tutti gli animali, tutto quanto, e chissà che magari non rimanga una serie un po' più carina. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati precisi a una mezz'oretta di video, giusto per fare i saluti. Quindi, raga, veramente lo dico un po' con la pelle d'oca, perché non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Ma a questo punto, raga, io per quest'ultimo episodio qua su Farming Simulator 19 vi saluto. Vi aspetto domani nell'ultimissima live su Farming Simulator 19 sulla mappa Le Baumee. Domani alle ore 21 vi aspetto, quindi mi raccomando, non mancate. Detto ciò, vi chiedo di lasciare tanti tanti bei like per quest'ultimo episodio, per quest'ultima visione qui sul su Farming Simulator 19 sulla bellissima mappa Welker. Quindi, raga, io veramente vi ringrazio. Vi ricordo ovviamente che potete ancora per oggi e domani, probabilmente anche forse domenica, poter preordinare Farming Simulator 22 dal mio link, così da supportare il canale, o addirittura c'è anche l'acquisto del Season Pass se volete un'esperienza più completa. Trovate tutto in descrizione, raga, mi raccomando. Detto ciò, raga, io vi mando un grosso saluto. Ringrazio Farming Simulator 19 per avermi accolto nelle sue mappe per così tanto tempo. Un saluto a voi, un ringraziamento speciale a voi, e ovviamente ci vediamo al prossimo video, quindi su Farming Simulator 22 e nella live di domani su Farming Simulator 19. Ciao, raga, alla prossima!